studenti a distanza a fine novembre, una scuola di formazione sulle politiche europee, verranno, sono già registrati un centinaio di persone dall'Italia, ragazzi che prenderanno un aereo e verranno apposta a Bruxelles per partecipare a questa 2 giorni di formazione. Il TTIP costituirà uno dei panel di approfondimento. Il TTIP per noi è una scelta di campo nella misura in cui, se accompagnato da standard di qualità, dal controllo democratico e dal fare le cose all'europea, appunto la semplifico molto, è quella evidentemente un'opportunità grandiosa per un'Europa che non basta più sicuramente a se stessa, non c'è ancora un'integrazione piena, ma seppure ci fosse non saremmo sufficienti. E poi però c'è un altro partner che sono gli Stati Uniti, non è l'ultimo dei paesi in fondo al mondo, e allora io credo che recuperare anche il senso politico e valoriale, diciamola anche questa cosa, del rapporto con gli Stati Uniti sia pure qualcosa su cui credo si possa scavare e lavorare con più profondità. E noi come centrosinistra e come Europa in generale forse l'abbiamo un po' dimenticato negli ultimi anni, e siamo ancora là, siamo al nodo del rapporto con la globalizzazione che ci portiamo da 15 anni a questa parte. Però lo dico perché non è tutto rose e fiori, evidentemente, dire che uno fa una scelta di campo, io l'ho potuto dichiarare, per un TTIP fatto in un certo modo, non significa che quei problemi non ci siano, che non ci sia una gran parte della società europea che è mobilizzata. In Germania un mese fa c'è stata una manifestazione, una delle più imponenti forse degli ultimi 2 anni che sono state fatte su questo tema, tanto per dire quanto è scottante e viva. Allora, grazie Francesco. Io sono Giovanni Palli, vengo da Washington e sono da qualche mese il segretario del circolo di Washington DC, che fra le varie aree tematiche che ha lanciato quest'anno ha deciso di sviluppare un focus su TTIP prevalentemente per i motivi che hai spiegato te, nel senso che è una, un negoziato che coinvolge tutto, dalla connessione Skype alla bottiglietta di Evian, e che quindi è importante analizzare queste due capitali. Allora, io vi dico subito, a livello personale tendo ad essere pro TTIP, il che non vuol dire che bisogna, pro TTIP può voler dire tutto e nulla, nel senso che questo è un negoziato che ha una complessità pazzesca, che può voler dire, che può avere tantissimi tipi di implicazioni, e in cui è molto importante stabilire appunto che tipo di interessi vengono toccati, che tipo di agreement dall'Europa e dall'Italia siamo in grado di ottenere e quali sono le implicazioni per i cittadini negli anni a venire. E quindi abbiamo pensato che fosse importantissimo chiarire queste dimensioni. Allora, per chi non mi conosce, io sono Barbara Melis, mi occupo di commercio da 10 anni e sono la portavoce dello staff per quanto riguarda il TTIP. Dicevo che concordo con l'analisi che avete appena fatto, anche perché sono appena tornata da Washington, ero lì per la riunione del Transatlantic Legislative Dialogue tutta la settimana scorsa. Mi permetto solo di risentire sul fatto che adesso il TPP si è concluso, quindi adesso secondo me comincerà il focus sul TTIP, anche perché i negoziatori continuano a dire che vogliono concludere entro il 2016, un target molto molto ambizioso, come vi potete immaginare, però la struttura ormai è in piedi, i temi sensibili sono conosciuti e devono solo cambiare marcia. Per quanto riguarda chiaramente il nostro gruppo, il gruppo S&D, noi siamo assolutamente pro TTIP, ma un buon TTIP, quindi con tutta una serie di garanzie che abbiamo comunque, di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni. Vogliamo un TTIP che sia rispettoso degli standard ambientali del lavoro, non vogliamo l'ISDS, vogliamo indicazioni geografiche, eccetera, eccetera. La lista è lunga e tutte queste tematiche sono ovviamente quelle più rognose da un certo punto di vista e sono quelle che rimarranno per l'endgame. Gli americani, come si diceva, non sono sicuramente dei negoziatori come poteva essere la Colombia e altri paesi, hanno dei negoziatori bravissimi, il Froman è un negoziatore abilissimo, però comunque l'Unione Europea è un mercato di 500 milioni di consumatori di altissimo livello, siamo la prima potenza commerciale, quindi non dobbiamo avere paura di nessuno.
Ringrazio molto per questo incontro, perché è importante anche per me, che devo comunque gestire la posizione anche del gruppo, avere sempre un contatto diretto con la società civile e capire quali sono anche le preoccupazioni. Noi ci siamo già visti in altre occasioni e credo che sia fondamentale per me, per poter fare da cerniera anche con i politici. E visto poi dall'ottica del Parlamento europeo, che non negozia, nel senso che evidentemente accompagna con pressioni politiche un negoziato il cui ruolo terminale è soltanto... Ma negozia ma ratifica. No, appunto, arrivato. Col ruolo finale è quello di dare un consenso, che è qualcosa di obbligatorio e fondamentale. Appunto, siamo ovviamente, oltre a questo andrebbe spiegato ai cittadini europei, cioè il Parlamento europeo può bloccare un cattivo accordo, come è successo in casi ormai ben noti negli anni precedenti su altre questioni che non riguardavano direttamente trade. Però andare a fornire degli strumenti culturali, torniamo a questo, quello che noi possiamo fare, un minimo di cultura politica, di informazione, ma reale, no? Cultura politica sulle farfalle che volano e sulla bellezza del mondo, che anche quella è interessante, ma in realtà sugli strumenti concreti della crescita, cioè appunto fare una battaglia culturale ventre a terra, che quello poi è il senso di un partito sul territorio, specie di un partito che sta al governo. Non dobbiamo neanche vergognarci di dirla questa cosa. Il TAG, mi sentite? Il target è molto ambizioso, è evidente, però è chiaro che c'è stato. Allora, il congresso il 29 giugno ha dato l'ok per il 29 giugno ha dato l'ok per il Trade Promotion Authority. Il Parlamento ha dato l'endorsement con la risoluzione dell'8 luglio, questo quindi a livello dei legislatori. Il TPP si è concluso ed è chiaro che i negoziati americani hanno solo una sola corsia. Nel momento in cui c'era il TPP non poteva avanzare il TTIP. Adesso il TPP è fuori, adesso sì, ci deve passare al congresso, sarà difficile, la Clinton si è dissociata, tutto quello che volete, però dalle statistiche non esiste un accordo che è arrivato al congresso e sia stato bocciato, con delle maggioranze anche risicate, ma passano sempre tutti. Adesso c'è anche un discorso di... capacità negoziali e anche il modo di negoziare. Noi, come dicevamo, negoziamo come uno, negozia la Commissione, ma dietro ci sono 28 Stati membri con sensibilità diverse, con il TTIP che è molto controverso, però negoziamo, diciamo così, per gradi. Gli Stati Uniti, e questo lo vedo perché io mi occupo anche di Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno un modo di negoziare diverso, arrivano all'ultima ora, senza avere trattato gli endgame, i problemi endgame, e poi fanno un balzo in avanti. Quindi tutti questi temi, dal problema del regolamento dei servizi finanziari, le indicazioni geografiche, gli appalti, i servizi marittimi, insomma la lista è lunghissima ancora dei temi, senza parlare proprio della protezione degli investimenti, dell'ISDS, che qui ormai è tossico, non lo chiamiamo neanche più ISDS, però tutto questo è assolutamente collegato. Se noi riusciamo ad avanzare, se noi cediamo un po' sulle indicazioni geografiche, loro cederanno sicuramente sui servizi marittimi, sugli appalti. Quindi se si cominciano a mettere, a incasellare, si può andare, a mio avviso. Ci sono ancora Froman sulla palla, c'è questa window opportunity ed è il 2016. Perché poi se no, cioè, ci sarà un nuovo presidente. Bruxelles, ci siete? Cominciamo da qua. No, quindi secondo me 2016 molto molto ambizioso, ma è possibile, è fattibile. La Maison du Peuple d'Europa, la quale aderisce a un movimento nazionale che si chiama D1920, che raccoglie tutte le associazioni che sono critiche verso il TTIP e il CETA. E aderiamo alla rete europea che si chiama Stop TTIP, Stop CETA, che è quella che ha organizzato un'iniziativa cittadina europea auto-organizzata, perché la Commissione non ha voluto accettarla come iniziativa cittadina europea, e ha raccolto finora più di 3 milioni e 300 mila firme in... dunque solo i tre paesi balti non hanno raggiunto la quota. Tutti gli altri paesi, gli altri 25 paesi europei hanno raggiunto la quota, quindi partecipano ai 3 milioni e 300 mila firme. Io penso che questa è stata la prima e forse sarà l'ultima iniziativa cittadina europea che raggiunge tante firme in tanti paesi europei, perché l'iniziativa cittadina europea è difficile da realizzare.
Grazie a Francesco e ai ragazzi per l'invito. È molto interessante, credo, per tutti, come diceva prima Barbara, soprattutto per noi che poi abbiamo a che fare tutti i giorni con questo tema, sapere che cosa ne pensano anche gli altri. Io volevo partire da una considerazione più generale e forse un po' distante rispetto alla prospettiva dalla quale la prendevi tu, Pietro, per poi arrivare alla tua, che è geopolitica. Noi, come Unione Europea, abbiamo 17 trattative commerciali con singoli paesi al momento in negoziato e ce ne sono più di 150 all'interno di tutto il mondo fra paesi che stanno cercando di mettersi d'accordo per, da una parte, abbassare le barriere tariffarie, da un'altra parte abbassare le barriere non tariffarie, ma anche, come stiamo cercando di fare noi con gli Stati Uniti, con il Vietnam, con il Canada e via dicendo, per fissare determinate regole, determinati standard. È evidente che chi arriva prima riesce a fissare una regola di riferimento per quelli che arrivano dopo. L'esempio del TPP, Trans-Pacific Partnership, di cui parlava prima Paolo anche dagli Stati Uniti e parzialmente già rispondeva a uno dei tuoi dubbi, lui ti diceva: negli Stati Uniti noi ci occupiamo molto più di TPP che di TTIP. Questo ti può far capire come in realtà la politica commerciale in questi ultimi anni sta avanzando molto velocemente, non lo stanno facendo solo gli europei o gli americani, lo stanno facendo anche i cinesi, lo stanno facendo i giapponesi, lo stanno facendo i brasiliani, lo stanno facendo gli stessi russi con delle politiche in tutt'altro senso ma che hanno un indirizzo commerciale ben definito. Ecco, questo per arrivare a dire che il TPP è stato chiuso un mese fa, stiamo vedendo, il testo è uscito l'altro giorno, lo stiamo proprio studiando in questi giorni, ma la netta impressione è che l'ambizione del TPP sia uguale all'ambizione che i negoziatori europei e americani avevano raggiunto nel TTIP più di un anno fa. Questo cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nel TPP i 12 paesi che erano coinvolti nei negoziati si sono accontentati, in un certo modo, di un accordo fatto per fare meglio business, che azzerasse o quasi le barriere tariffarie, che rendesse molto basse le barriere non tariffarie, ma non hanno voluto, per scelta, anche perché ad agosto erano tanto così dal chiudere, ma hanno provato a inserire degli aspetti più valoriali. Non hanno voluto inserire degli aspetti valoriali. Questo ha permesso loro di chiudere l'accordo. Immaginate, come dicevamo prima, 12 parti negoziali sono più difficili da mettere d'accordo rispetto a due. Ecco, il TTIP è, se vogliamo, così difficile anche perché, e sono sinceramente convinto di questo, partendo dal mandato negoziale che invito tutti a leggere, sono 18 pagine, quindi non è infattibile. Il TTIP è così in difficoltà proprio perché gli europei stanno cercando di portare anche l'aspetto valoriale nella discussione. E l'aspetto valoriale significa una modifica forte della SDS, l'aspetto valoriale vuol dire un'attenzione particolare a quegli standard sociali, ambientali, lavorativi, e rientrano le 8 convenzioni dell'ILO di cui parlavi prima. Ecco, noi come Unione Europea, come negoziatori, stiamo facendo questo lavoro. Il Parlamento, nello specifico il gruppo nostro, il gruppo dei Socialisti e Democratici, lo sta facendo proprio alla lettera, tant'è che il mini mandato, se mi concedi di chiamarlo così, dell'8 luglio, quello che è uscito dalla risoluzione Lange, inserisce praticamente tutti i punti che tu vorresti che venissero inseriti. Questo significa che già molto è stato fatto e che evidentemente molto sarà fatto nei prossimi mesi. Siamo dove eravamo 6 mesi fa, ad oggi siamo un altro mondo. 6 mesi fa si parlava, non c'era quasi trasparenza con il vecchio commissario, si parlava dei SDS che sembrava intoccabile, c'era il mandato, non si può fare niente. Quindi è chiaro che ce la dobbiamo giocare, ma proprio nella fase in cui si sta negoziando il TTIP, perché il TTIP ha già tutti gli strumenti e che sia proprio uno strumento, il TTIP stesso, per raggiungere certi obiettivi e certi valori. Quando noi facciamo la battaglia, se voi leggete la risoluzione, che è stato un masterpiece, devo dire, difficilissimo, però l'abbiamo ottenuto dell'8 di luglio, cioè abbiamo un'intera sezione su quello che vogliamo dal capitolo dello sviluppo sostenibile, tutto quello che vogliamo per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, ma anche per quanto riguarda le imprese. Le imprese, noi diciamo, hanno diritti ma hanno anche obblighi, quindi la responsabilità sociale, cioè inseriamo all'interno del TTIP tutta una serie di garanzie per assicurare che appunto non sia poi lo sfascio, come diceva giustamente Ilaria, io sono assolutamente d'accordo con te, cioè il punto non è
dire, ah va bene, il commercio fa bene o no. Io dicevo prima, il commercio è uno strumento come una macchina, dicevo, se va a destra, a sinistra, e come lo crei? Cioè noi per esempio, noi come Unione Europea non facciamo mai degli accordi commerciali di basso livello, solo smantellare le tariffe. E il WTO è l'unica cosa che chiede, smantellare le tariffe per i beni. Noi facciamo sempre il capitolo sullo sostenibile, mettiamo una clausola per i diritti umani, cioè cerchiamo sempre di fare qualcosa proprio di valori. Quindi secondo me in questa fase, cioè, negoziamo su questo, facciamo questa campagna. L'incontro che abbiamo avuto qui oggi, abbiamo delle divergenze d'opinioni, però insomma, siamo tutti d'accordo su quello che vogliamo raggiungere. Quindi ci sarà questa flessibilizzazione, perché qua secondo me riusciamo a trovare un accordo e ancora. Ma se usciamo fuori da qui, l'Italia non è ancora nel fuoco di sbarramento, ma sarà comunque durissima. Perché se è vero che non sono a flessibilità, di quelli che parlano del TTIP sono contro. Non smettiamo di essere cittadini, diventiamo solo consumatori, dovremmo mangiare gli OGM, dovremmo mangiare il pollo alla lechina, la carne agli ormoni, è tutto in chiave difensiva. Il TTIP non è questo, mi dispiace dirlo, ma è molto più di questo.